PDL, invece per quanto riguarda il collegio che è composto da Noce e Castellana, la Puglia prima di tutto ha individuato nella persona di Mezzapisa, ingegner Mezzapisa, il candidato di questo collegio. Ringrazio Fortunato per l'invito che mi ha posto alla politica e in questo momento storico a cercare di cambiare un po' la pagina del nostro paese proprio attraverso queste presenze che devono essere rappresentative per i territori che loro rappresentano. Per cui l'avvento di Fortunato io credo che sia avvenuto al momento propizio, cioè io penso che oggi inizia un nuovo percorso Fortunato Mezzapisa che rappresenterà questo territorio. Grazie a tutti. Il perché di questa candidatura, quindi a questo punto? La candidatura, ecco, parte da lontano, stabilire un percorso, di arrivare insieme ad altri a raggiungere e quello che più naturalmente ci è sembrato il percorso più vicino alle nostre esperienze politiche è stato sicuramente la Puglia prima di tutto. Non posso disconoscere, credo l'onorevole Greco mi darà atto, che in questi anni comunque c'è stato un dialogo, abbiamo continuato a ragionare, a vederci, a mantenere un dialogo fra di noi, altrimenti questo risultato di questa sera sarebbe quasi in linea. Abbiamo dialogato cercando insieme di riunire anime che provengono dalla stessa esperienza, perché in realtà voi mi conoscete, io non sono uno che si improvvisa candidato alla provincia, né tantomeno uno che non ha nessuna esperienza politico-amministrativa. Voi sapete che attualmente sono consigliere comunale, ma sapete da quanti anni ho iniziato questa esperienza. Quindi in realtà oggi si vuole arrivare in questo territorio, e dico non solo a Noci, perché sia ben chiaro, se voglio dire il risultato sarà favorevole, io non sarò solo il rappresentante di Noci, sarò di Noci e di Castellano, ma soprattutto di quest'area, di questo territorio che negli ultimi anni non ha avuto rappresentanze, e qualcuna che invece c'è stata anche nell'amministrazione che è scaduta da poco ha avuto più, credo, disagi che non benefici. Anche per noi credo che dover sostenere un candidato che sia con un semplice nome, Schittulli, significa tornare indietro e avere grandi ricordi anche di un passato che in quel tempo è stato sicuramente un punto di riferimento per la politica provinciale di questo nostro territorio. Questo è un momento decisivo per il nostro territorio, per Noci e anche per Castellano. C'è la possibilità concreta di riuscire a fare risultato, come diceva il consigliere regionale Chiarelli. È molto concreta, perché in questo comune i candidati di centrodestra sono solamente due. Chi sostiene Schittulli sono solamente due. Quindi Noci ha tutte le carte in regola e non può accampare nessun tipo di scusa per poter sostenere i candidati locali e sicuramente dargli un grosso risultato. Del cosiddetto voto utile, cioè un voto che in realtà può determinare in maniera fondamentale la possibilità di avere un rappresentante. E quindi io mi appello a tutti, non faccio differenze, mi appello a tutti, con umiltà e sincerità, a sostenermi in questo grande sforzo per poter migliorare, progredire il nostro collegio, ma soprattutto l'intera provincia di Bari, guardando ai valori veri che in realtà abbiamo sempre dimostrato con i fatti e non con le parole in questo tempo e in questi anni. Quindi credo che in realtà ci siano tutte le condizioni per poter avere oggi un risultato che porti soddisfazione non solo a chi ha iniziato e intrapreso e a coloro che sostengono direttamente, ma anche all'intera città e all'intero collegio e all'intera provincia di Bari. Io voglio ringraziare
in termini affettuosi, aperti e amicali, l'amico Fortunato Mezzapesa, che ha voluto accettare con grande disponibilità e senso delle istituzioni questo incarico di candidato di questo collegio. Io sono convinto che con Fortunato si possa effettivamente creare quell'armonia con tutti i rappresentanti per far crescere non soltanto la Puglia prima di tutto, ma per portare un valore aggiunto all'interno del centrodestra, un centrodestra forte che ha bisogno di un partito radicato sul territorio come la Puglia prima di tutto. Noi siamo un partito che è presente sul territorio in tutte le sue forme, uomini, donne, giovani, meno giovani, che ha un unico obiettivo, quello di far vincere il centrodestra, ma soprattutto quello di far vincere un'azione programmatica forte. Io siedevo nei banchi dell'opposizione quando c'era il governo delle sinistre, il governo Prodi. Si è avuto una perdita di fondi strutturali importanti che erano destinati al Mezzogiorno, a partire dall'agricoltura. Io ricordo che il ministro De Castro allora affermò anche egli di aver perso un treno importante di quasi 8 miliardi di euro come finanziamenti strutturali per l'agricoltura nel tessuto produttivo del Mezzogiorno. Nichi Vendola, che io dico, per la prima volta ha fatto un esame di coscienza, si è reso conto che il suo periodo è in fase terminale, che anche lui è un malato terminale, che sta arrivando ormai alla fine dei suoi giorni, politici ovviamente, e ha deciso giustamente di crearsi un piccolo partitino per avere un posto al sole a livello di Strasburgo, a livello europeo, perché l'anno prossimo, dopo la provincia, caro Arturo e caro Fortunato, arriverà pure il suo turno. La provincia di Bari, a differenza, vi faccio un esempio, della provincia di Foggia, governata dal centrodestra, la provincia di Foggia ha espletato ormai tutto quello che doveva fare, ha approvato un atto di programmazione, ha approvato le prime misure, i primi bandi. Questa provincia non ha neanche approvato un atto di programmazione che fa perlomeno immaginare o pensare che c'è dall'altra parte un ente, una provincia, un colore politico dinamico che si preoccupa dei problemi non soltanto della gente, ma dei numerosi giovani che continuano giorno per giorno purtroppo ad andare fuori dai nostri confini territoriali. Ormai dobbiamo pensare non più a una politica che guardi ad interventi a pioggia, ma a una politica che guardi ad interventi mirati, a una politica che sappia sfruttare le risorse, a inserire all'interno del sistema amministrativo provinciale, comunale, nazionale, regionale che esso sia, persone preparate, che sappiano leggere una delibera, che sappiano fornire ai giovani, alle imprese, servizi utili affinché le imprese e i giovani possano insieme assolvere a quei problemi del mercato del lavoro, la nostra cultura, i nostri prodotti, valorizzare i nostri prodotti e creare economia di scala. È così che si vincono le battaglie del futuro. La provincia ha una delega importante, quella delle scuole. Le scuole che oggi sono abbandonate, non viene fatta neanche la manutenzione ordinaria. Ha la delega per le strade e ancora ci sono molti e molti e decine di morti al mese sulle nostre strade perché non vengono mantenute come richiede la legge. Ma ancora, la provincia oggi ha un compito specifico importante, cioè quello di creare un collegamento forte fra i comuni. Noi non siamo venuti qui, non avete sentito nessuno parlare o offrire, come ha fatto Emiliano a Bari, 30.000 posti di lavoro. Noi veniamo qui a offrire la nostra disponibilità, il nostro lavoro, la nostra voglia di fare, che sono convinto che questa Puglia prima di tutto non soltanto avrà un largo consenso, che rimette in moto un'economia, una piccola economia dei piccoli imprenditori, dei muratori, degli elettricisti, che senza del quale non si rimetterebbe in moto, poiché la sinistra è stata sconfitta dappertutto, in tutta Europa, in tutto il mondo. Ormai è rimasta soltanto in Puglia questa partecipazione al governo regionale cattocomunista. Cerchiamo di rialzare la testa, perché noi pugliesi, noi cittadini della provincia di Bari abbiamo la forza per camminare con le nostre gambe. Non vogliamo una politica di tipo assistenziale, abbiamo idee, abbiamo progetti, però giustamente dall'altra parte vogliamo che la politica, i politici, le istituzioni, le associazioni, i sindacati facciano più concertazione, perché la sinistra quando parla di concertazione parla solo in teoria, ma poi in pratica non la mette. Con questo entusiasmo, con questa armonia, io gradirei che Fortunato Mezzapesa venga eletto, ma eletto in maniera forte affinché possa effettuare
effettivamente contribuire a rappresentare le vostre istanze, le istanze di questo territorio che ha bisogno di un afflato consistente, istituzionale e umano. Questo è Fortunato Mezzapesa, votatelo perché ha bisogno di voi. Grazie.